Buongiorno, oggi facciamo un approfondimento di uno dei cardini della nuova legge di bilancio, la 160 del 2019, che tocca in maniera importante l'ambito delle farmacie. Parliamo infatti della limitata detraibilità delle spese sanitarie in assenza di adeguati mezzi di pagamento tracciabili. Detta così, sembrerebbe di fatto una restrizione molto importante. In realtà vedremo successivamente solo marginalmente andrà a toccare il mondo della farmacia, perché un chiarimento comunque va dato in maniera più organica. La legge di fatto che cosa dice? Prevede un limite su quella che è la detraibilità delle spese indicate dall'articolo 15 del TUIR. Nel momento in cui queste stesse vengano sostenute con strumenti di pagamento non tracciabili. Ricordiamo che gli strumenti di pagamento tracciabili sono quelli riportati all'articolo 23 del decreto legislativo numero 241 del 97, per cui ricordiamo il bonifico, ricordiamo le carte di debito e le carte di credito, il bancomat o piuttosto che gli assegni circolari o bancari. Per quanto concerne le spese sanitarie, ovviamente si fa riferimento a tutte le spese sanitarie, eccezion fatta, nel caso di specie, per tutte quelle per le quali intervenga già, quello che è già conosciuto come sistema tessera sanitaria, quindi quel sistema che prevede, la comunicazione, delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti in capo a operatori specifici, tra cui ci sono anche appunto le farmacie, le quali direttamente comunicano per il tramite dell'indicazione del codice fiscale del contribuente quelle che sono le spese sostenute da questo stesso contribuente in medicinali, dispositivi medici o comunque servizi sanitari eseguiti da strutture pubbliche o strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Tutto il resto, quindi che eccede queste fattispecie che quindi fanno eccezione, dovrà essere adeguatamente documentato sotto il profilo del pagamento con un strumento adeguato a rilevarne la tracciabilità. Va detto però che il fatto di non sostenere queste spese senza un adeguato strumento di pagamento che ne assicuri la tracciabilità non va contro la legge, per inciso. Posso comunque continuare a pagare con denaro contante. Tuttavia, mi verrà preclusa la detraibilità di quel costo. Ricordiamo, anche se questo non interessa direttamente il mondo della farmacia, che l'articolo 15, quindi limite di detraibilità, seguendo questo criterio, viene esteso anche a altre tipologie, di oneri che sono inseriti appunto nell'articolo 15, ovvero sia, tanto per citarne qualcuno, le spese veterinarie, gli interessi passivi, le spese per affitti legati a studenti universitari fuori sede, le spese scolastiche, le spese universitarie, le assicurazioni vita e infortuni, le erogazioni liberali, oppure le spese sportive sostenute per i ragazzi. Era un chiarimento dovuto, vista anche il forte interesse, delle farmacie, rispetto, alle richieste che venivano date dagli utenti, quindi dai clienti finali che si recavano in farmacia conoscendo appunto questa novità introdotta dalla legge di bilancio. Grazie mille.